Ingegnere in genito, lei dichiara la sua candidatura con Tomasini e attacca l'amministrazione Biancheri, in particolare sul Porto Vecchio di Sanremo e Rivieracqua. Sì, sono due tematiche che sono molto sentite qua in città perché ovviamente rappresentano due questioni ovviamente completamente differenti. Il project è un'opportunità che tutti i cittadini di Sanremo si aspettano e che questa amministrazione da opportunità ha trasformato in un problema. Ci sono due ricorsi che erano certamente evitabili se si fosse rispettata la procedura. La procedura non è stata rispettata, è stata inventata una nuova procedura completamente fuori da quelle che sono le regole e si è pensato di delegare la verifica per garantire l'imparzialità e la trasparenza. No, la trasparenza e l'imparzialità si garantiscono solo rimanendo nel tracciato del quadro normativo. Questo è in sostanza un riassunto molto breve su quello che è la situazione del Porto Vecchio. Ovviamente un'iniziativa che i 100, la lista civica 100% Sanremo ci tiene molto e quindi chiede all'amministrazione di prendere tutte quelle iniziative per salvaguardarla. Su Rivieracqua ha detto che i crediti, per esempio, il sindaco aveva promesso che sarebbero stati onorati al 100%, non è stato così. Non è stato così, potete andarvi a vedere i filmati, i vostri filmati del 20 marzo 2018, c'era stato un impegno diretto da parte dell'amministrazione del sindaco a fare in maniera tale che tutti i crediti venissero dati e riconosciuti alle imprese che avevano lavorato per Rivieracqua. Oggi ci troviamo in un concordato preventivo dove solo il 37% di questi crediti verrebbe riconosciuto. Anche qua chiediamo nuovamente all'amministrazione del sindaco Biancheri di intervenire oggi per salvaguardare 250 posti di lavoro e un futuro dissesto e disastro del nostro sistema fognario, perché ci troviamo nelle condizioni che Rivieracqua, che oggi è insolvente, non paga più i propri fornitori e quindi abbiamo depuratore che non funziona, tubazioni rotte che ovviamente creano una bomba ecologica, un rischio elevatissimo. Allora io a questo punto vi chiedo una cosa, ma è più opportuno indebitarsi per fare un palazzetto dello sport e pagare delle rate annuali ciclopiche oppure indebitarsi per una progettualità futura, salvaguardare oggi 250 posti di lavoro e fare in maniera tale che Sanremo possa avere un futuro pulito prima di tutto. Poi viene tutto il resto, a mio avviso. Perché questa scelta di candidarsi con Tomasini? Beh, questa scelta è nata circa, ovviamente, 2 mesi fa, diciamo, che l'ho cominciata a maturare, però è un progetto che è nato già da 2 anni, il nostro progetto. Noi abbiamo raccolto le idee dei cittadini, le abbiamo messe insieme, ne abbiamo fatto una sintesi e le abbiamo proposte alla cittadinanza in maniera universale, cioè a tutti i partiti politici. Alla fine ci siamo resi conto che solo una parte della città era disponibile ad ascoltarci. I 100 hanno acclamato Sergio Tomasini come candidato sindaco. E a questo punto io riconosco a Sergio Tomasini quelle qualità, quelle capacità che sono certo che sarà un ottimo sindaco per il futuro di Sanremo. E io intendo dare il mio supporto ed essere al suo fianco per questa città che mi piace tantissimo.